Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tag che mi è piaciuto tantissimo e si intitola Un libro per ogni viaggio. Mi piace perché unisce due passioni che sono libri e viaggi. L'ho visto sul canale di Melania Costantino, ma in realtà è stato ideato da Ima and the Books. Vi lascio entrambi i canali giù in info box. Questo è un tag che mi piace perché consiste nell'associare ad ogni mezzo di trasporto un libro. Più che mezzo di trasporto, io preferirei definirla una modalità di viaggio, perché secondo me quando si sceglie il mezzo di trasporto non è sempre solo ed esclusivamente una questione di praticità o di necessità, ma a volte c'è molto di più dietro alla scelta del mezzo e quindi credo che sia meno distaccato e meno freddo definirla una modalità di viaggio anziché un mezzo di trasporto. Comunque, in ogni caso, il primo è l'aereo e io ho scelto di associare un libro un po' particolare che si intitola Molte aquile ho visto in volo, vite straordinarie di piloti. Questo è un libro che ci permette di entrare nella cabina di pilotaggio, quindi di aprire quella porta che noi di solito vediamo chiusa e dietro alla quale c'è una figura fondamentale, perché è colui che pilota l'aereo, che ci deve condurre a destinazione e al quale ci affidiamo, a volte con molta fiducia, a volte con meno fiducia, mi riferisco soprattutto a chi ha paura dell'aereo. Con questo libro noi potremmo conoscere meglio chi c'è dietro quella porta, quindi le loro storie, le loro vite, le loro speranze, le loro paure e anche la motivazione per cui hanno scelto un lavoro così particolare. Quindi lo ritengo davvero un libro interessante, anche perché il pilota è una figura sicuramente con un ruolo importantissimo, ma della quale non si parla molto a meno che non succeda qualcosa, nel bene o nel male. A volte ci sono incidenti, altre volte magari c'è un atterraggio di fortuna ben fatto che riesce a salvare la vita di tutti i passeggeri, però in ogni caso è una figura della quale si parla se c'è un motivo particolare, altrimenti passa un po' in secondo piano, si dà un po' per scontata, quando in realtà è secondo me fondamentale. Quindi un libro che assolutamente vi consiglio. A proposito, mi sono dimenticata di dirvi che ogni libro che io citerò lo troverete giù in info box con il relativo link. Alcuni libri non li ho qui con me perché li avevo presi in biblioteca e invece altri ce l'ho qui fisicamente. Comunque andiamo avanti con il secondo mezzo di trasporto che è il treno. Per il treno ho scelto questo bellissimo libro che si intitola Senza volo, storie e luoghi per viaggiare con lentezza. Qui si prendono in esame diversi mezzi di trasporto tranne l'aereo, perché la scelta dell'autore è proprio quella di raccontare il modo di viaggiare con lentezza, quindi godersi il paesaggio, metterci un determinato tempo, quindi non fare presto e volare da una parte all'altra in poco tempo, ma dedicarsi proprio al percorso, quindi guardare fuori dal finestrino, vedere i paesaggi, i paesi, le città, le strade e soprattutto appunto soffermarsi sulla lentezza del viaggio. È una raccolta di racconti che prendono in esame determinati mezzi di trasporto con pregi e difetti. Io ho scelto di associarlo al treno perché c'è un capitolo dedicato al viaggio in treno che ritengo molto bello, molto particolare e quindi mi sembrava assolutamente appropriata l'associazione con il treno. La terza modalità di viaggio è la nave e questa volta ho scelto un romanzo che si intitola Una crociera sui tacchi. La protagonista è una donna che fa la biologa marina ma che ahimè ha perso il lavoro. Ha in progetto il suo matrimonio con il suo viaggio di nozze, che consiste in una crociera intorno al mondo, ma purtroppo il matrimonio salta e quindi lei si ritrova da sola con questo biglietto per la crociera intorno al mondo già prenotato, già pagato. E quindi cosa fa? Decide di partire da sola. Prende quindi il suo tacco 12, la sua valigia e decide di partire per questa avventura. Trascorrerà 109 giorni su questa nave che è la Queen Victoria, molto lussuosa, molto bella, e farà questo giro intorno al mondo. Entrerà in contatto con personaggi di diverso genere, vivrà delle avventure particolari, ci saranno un po' di misteri, ci saranno delle sorprese, quindi sicuramente un libro che
vero che ha anche dell'ironia, ma anche la gestione del suo passato e del dolore per questo passato che in qualche modo torna a galla. Quindi un libro, secondo me, è un po' più leggero, sicuramente non è un libro impegnativo, ma che ha degli elementi all'interno di riflessione, almeno secondo il mio punto di vista. La quarta modalità di viaggio è la moto e io ho scelto un libro che si intitola Vivere d'avventura. È praticamente la storia dell'autore che decide di trasformare i suoi sogni di viaggio in realtà e quindi del viaggio ne fa proprio uno stile di vita, prende la sua moto e fa il giro del mondo. In realtà poi ci sono anche degli altri mezzi di trasporto che lui utilizza, però la moto è sicuramente quello principale. E fa questo viaggio, quindi racconta il suo stile di vita, le sue avventure, gli incontri che fa, i luoghi che vede, quindi è veramente molto interessante, almeno per quello che è il mio punto di vista, perché se mi seguite da un po', sapete che il mio sogno nel cassetto è fare il giro del mondo e quindi quando leggo libri di persone che hanno fatto davvero il giro del mondo, io rimango sempre affascinata. Anche se in realtà io il giro del mondo non lo farei mai con la moto, perché io e i mezzi a due ruote non andiamo assolutamente d'accordo, quindi lo farei con altre modalità, magari con la macchina, con la nave, col treno, con l'aereo, in qualsiasi altro modo, ma sicuramente non in moto. Però al di là di questo è un libro interessante perché al di là del mezzo che utilizza è proprio molto bello immergersi nella sua vita, nel suo stile di vita, nelle sue avventure, nei luoghi che vede, quindi insomma al di là del mezzo che utilizza che non è compatibile col mio tipo di personalità, è comunque un bellissimo libro. La quinta modalità di viaggio, decisamente più vicina ai miei gusti e al mio stile, è l'automobile. Ho scelto di associare all'automobile Viaggio in America di Oriana Fallaci. Lei racconta un'America degli anni 60, il suo primo incontro con New York, e poi ho scelto di associarlo all'automobile perché c'è una parte del libro in cui lei, insieme a Shirley MacLaine, fa un viaggio in macchina da Los Angeles ad Atlanta, quindi c'è una parte significativa del libro in cui fa questo viaggio in macchina, poi invece prenderà degli aerei e farà dei voli verso altri luoghi. È comunque un libro che vi consiglio, anche perché Oriana Fallaci era comunque una brava scrittrice, una brava reporter, e quindi è sicuramente interessante leggere il suo punto di vista. La sesta modalità di viaggio, sicuramente oggi meno utilizzata, è quella degli animali, però una volta venivano utilizzati tanto, si viaggiava a cavallo, si viaggiava a dorso di mulo, di cammello, di asino, quindi insomma gli animali venivano utilizzati tanto. Io come animale ho scelto il cavallo e vi propongo L'uomo che sussurrava ai cavalli, è un romanzo datato, però è carino, quindi se non l'avete mai letto ve lo consiglio. È la storia di una ragazza adolescente che dopo un incidente a cavallo subisce l'amputazione di una gamba. Anche il cavallo rimane ferito, però la madre si rifiuta di farlo abbattere. Il problema è che è rimasto molto traumatizzato, quindi è diventato inavvicinabile. Sembra un cavallo selvaggio e anche la ragazza, comunque dopo l'incidente, si è chiusa in se stessa e non vuole più né frequentare nessuno né avvicinarsi al cavallo, soprattutto da quando lo ha visto così, da quando non riesce più a comunicare, ad entrare in relazione con il cavallo, con il quale invece prima aveva un rapporto particolare. Quindi la madre decide di partire e di raggiungere un uomo che è conosciuto perché ha un dono, ossia quello di riuscire a calmare i cavalli selvaggi. E viene definito l'uomo che sussurrava ai cavalli proprio perché riesce in qualche modo a stabilire una connessione, una comunicazione con loro. Poi naturalmente nel libro viene evidenziato il rapporto tra madre e figlia, il rapporto che la madre avrà con questo cowboy, quindi insomma il legame che si creerà tra loro. Ed è un libro, secondo me, abbastanza profondo, abbastanza intenso, quindi io mi sento di consigliarvelo. La settima modalità di viaggio è a piedi e questa mi è piaciuta tantissimo perché molto spesso non si pensa ai nostri piedi come modalità di viaggio, ma anche questo sicuramente è un modo di viaggiare. E io ho scelto 7 km da Gerusalemme. È la storia di Alessandro che sta camminando nel deserto vicino a Gerusalemme e dopo 7 km incontra una figura misteriosa vestita con una tunica.
cominceranno a parlare, a comunicare e tra loro nascerà un rapporto veramente profondo, veramente particolare tra realtà e visione. Questa figura che è reale effettivamente, ma anche molto misteriosa, in qualche modo trapassa l'intera vita di Alessandro, parla dei suoi rapporti interpersonali, quindi è un libro molto profondo, con tantissime riflessioni. Io assolutamente ve lo consiglio. Hanno fatto anche un film tratto da questo libro, ma secondo me è meglio il libro. E l'ottava modalità è il mezzo bonus, quindi devo scegliere io un mezzo e ho scelto la bicicletta e come libro vi propongo Ladri di biciclette. Sicuramente quasi tutti conoscerete il film del cinema neorealista di Vittorio De Sica, quindi un grandissimo film, bellissimo, vi consiglio di vederlo se non l'avete visto. Ma qualcuno forse non sa che quel film è stato tratto da un libro che si intitola appunto Ladri di biciclette. È il racconto di una Roma dell'immediato dopoguerra con le debolezze, le difficoltà, le speranze sfumate, esattamente come il film racconta le storie di persone che hanno vissuto a Roma in quel periodo che è stato sicuramente un periodo per molte persone difficile. Quindi, insomma, è un libro che vi consiglio di leggere, soprattutto se avete apprezzato il film, perché potrete vedere un'altra angolatura, diciamo così. In un certo senso è il racconto che voi avete visto nel film, ma da un'angolatura diversa, con delle storie un po' diverse. Io ho concluso questo tag, fatemi sapere nei commenti se conoscevate qualcuno dei libri che ho citato. Io taggo tutti, lo lascio libero, quindi qualunque persona abbia piacere di fare questo tag è invitata a farlo. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.